a tutti ragazzi e ragazze, benvenuto questo nuovo... scusate, sono in bagno perché non posso stare di là perché stavo facendo dei lavori, quindi non posso stare. Quindi benvenuto questo nuovo intervento di divertimento. Quindi oggi sono qui perché vi devo fare uno scherzo, mia nonna gli dico che devo fumare, mi do muore perché devo andare di là perché stanno facendo i lavori. Quindi adesso la chiamo, Ma questa è il nome... Mia nonna, Vabbè, comunque la chiamo un attimo. E dico, come si scrive nello scherzo, che farò finta che devo fumare. Gli dico così. Scusa, scusa, mi sono sbagliata. Come la segreteria? Volevo dirti che i miei compagni mi hanno detto di fare una cosa assurda. Mi hanno detto di iniziare. Beh, non credo che mia mamma sarà contenta, però. Allora, praticamente a scuola, prima di venire qua, mi hanno dato delle cose, no? Che ovviamente i bambini non possono fare, no? Ovviamente i bambini non possono fare. Allora però me la vogliono far fare, ma io non so come fare. Ma hai capito cosa sono? Ma sono delle cose che... con l'accendino. E no, mi hanno detto di prendere una sigaretta e mettere il fuoco dentro e farla volare per terra. Ma no, perché loro mi hanno detto di farlo me. Lo so. Ma perché può essere pericoloso? Ma perché allora mi dicono di fare queste cose? Ma perché loro vogliono vedere, dicono così solo per vedere se lo faccio? Ma figurati se i compari mi dicono di fare queste cose. E tu credi, ovviamente tu credi a tutto, ovviamente. Ma era uno scherzo, no? Ho voluto scherzare un po', ma figurati se mi dicono di fare una roba del genere. Ma non ti ho preso in giro, era solo uno scherzo così per scherzare. Comunque io voglio solo dirti che domani pure di andare a Vabbè, e non sono mai andata. Vabbè, e no, allora devo chiudere perché è arrivata la mamma, perché è arrivata. Ciao. Va bene. Ciao. Ciao, che devo andare anche al bar. Ciao, ciao. Vabbè, ragazzi, lo scherzo è uscito. Ovviamente mia nonna crede tutto quello che dico, perché non ci deve credere, perché non può capire che magari ho fatto uno scherzo e i compagni, figurati se mi dicono una roba del genere. Ovviamente ci ha creduto, Comunque adesso devo chiudere perché sono arrivati dei signori di là e non posso più parlare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettetemi la like, iscrivetevi al mio canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga!